Giampaolo, la mia prima domanda è: come è nata l'idea di Satisfiction? L'idea di Satisfiction è nata dall'idea di ritrovare una coscienza critica, cioè in mezzo a critici letterari che molto spesso vanno a quelli che io chiamo marketing, cioè non si capisce mai qual è il confine tra il marchetta e il marketing. Pensavo che valesse il concetto di applicare anche ai libri, che ormai sono diventati una spesa, perché un libro medio che esce in libreria ha costi dei 16 ai 20 euro, per cui soddisfatti e rimborsati. Che da anni comunque fa riconoscere Satisfiction, credo che sia una formula particolarmente anche innovativa, ma soprattutto che serve al critico che collabora con noi a segnalarci, a recensire dei libri che effettivamente gli siano piaciuti veramente, al di là di ogni inciuccio, insomma, per usare dei termini politici a noi vicini. Chiarissimo. Ti faccio subito un paio di domande arrivate da Simone Corami, Sì. di cui la prima è: quale sarà il futuro in Italia degli ebook e degli audiolibri nei prossimi anni? Bah, io l'ho scritto proprio qualche settimana fa, mi hanno chiesto un'opinione sul sito della Zanichelli. Cioè, io credo che si può nominare Zanichelli? Assolutamente. Io credo che in tempi di ebook il futuro saranno i libri di pietra. Cioè, nel senso che secondo me bisognerebbe tornare, cioè, più che con gli ebook, cioè il fatto di questa facilità della scrittura. Il fatto che comunque oggi sia tutto scrittura, anche i social network, per esempio Facebook, innestano, stanno in cortocircuito, nel senso che si ha l'immediatezza della parola orale, come se tu incontrassi la persona al bar, però poi rimane come la parola scritta, per cui spesso si creano anche dei danni, nel senso che magari tu vuoi scrivere una cosa, ma certe sensazioni, certe. Ecco, i 140 caratteri di Twitter non ce li permettono, insomma, anche gli status di Facebook. Per cui bisognerebbe, la mia provocazione era il fatto che bisognerebbe tornare a dare un peso alle parole, cioè che le parole tornino a pesare. Ecco, l'ebook molto spesso, anche se ricordiamo che l'Italia è ancora l'1% del mercato, inevitabilmente comunque diventerà il futuro più o meno immediato. Perché comunque di librerie se ne trovano sempre meno, per cui anche fisicamente, comunque ormai molta gente ordina via internet il libro fisico. Sempre di più i lettori, per esempio dei quotidiani, sempre di più vanno spesso verso la lettura digitale. Se poi noi guardiamo agli Stati Uniti, noi arriviamo sempre 20 anni di ritardo. Ci sono quelli che chiamiamo i nativi digitali, ma non tanto perché siano nati, e poi la finisco, non tanto perché siano nati con internet, ma più che altro perché negli Stati Uniti loro studiano sull'iPad, nel senso che i testi scolastici sono per la maggior parte ormai ebook. Perché? Perché c'è la convenienza del fatto che non vada ristampato l'intero libro per fare gli aggiornamenti, per cui è molto più semplice aggiornare una app. Ecco, quindi credo che sempre più quindi saranno abituati. Però dall'altra parte mi dico, fra 50 anni, a furia di leggere sui testi scolastici, sull'ebook, dirà: no, non vedo l'ora di leggermi un libro di carta. Perché è come se oggi, sai, oggi ormai dicono che pare devo leggere Dante, lo mettono nello zaino, così poi non vedono l'ora di andare su internet o leggere i quotidiani online. Credo sarà la stessa cosa, ritornerà prima o poi il libro, comunque, secondo me, non scomparirà mai. Insomma. A meno che non ci sia ovviamente una cosa in più diversa ancora, un'evoluzione ulteriore, no? In futuro. Tipo. Non lo so, purtroppo, cioè, non è neanche per me che vivo quest'epoca, non è neanche immaginabile, presumo. Però non è nel senso, mia nonna non avrebbe mai immaginato, per esempio, l'ebook, no? Un libro che si legge Ma su mia nonna non leggeva neanche. tablet. Per dire, ecco, sì. Tanti nostri nonni non leggevano neanche. Insomma, c'è un bellissimo libro di Neil Postman che si chiama Divertirsi da morire. È stato pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti a fine anni 70 e in Italia da Longanesi nel 1982. È uscito in catalogo e adesso è ripubblicato da Marsiglio, negli economici, credo che costi 9 euro. Uno dei libri più straordinari che io abbia mai letto. Lui mette in contrapposizione un libro che è conosciutissimo, cioè 1984 di Orwell. E dall'altra parte un libro più geniale, ma meno conosciuto, che è Il mondo nuovo di Aldous Huxley. Nel 1984 tutti sappiamo la storia, ci sarà un grande fratello che ci controllerà, ma mentre nel mondo nuovo siamo noi a guardare il grande fratello.
nel libro di Orwell lui immagina che saremmo schiavi con le punizioni, nel libro di Huxley che saremmo schiavi dei piaceri. Nel libro di Orwell lui immagina che ci sarà la censura a non farci avere i libri, mentre nel libro di Huxley, che è stato scritto nel 1932, quindi non ieri, lui immagina che ci saranno talmente tanti libri che uno alla fine si stuferà, perché dice da dove inizio? Ecco, il pericolo è un po' quello per l'editoria, insomma, anche digitale. Cioè la troppa offerta rischia di far diminuire la domanda. Un po' per tutto, insomma, è sempre tutto così, anche con le, cioè, insomma. Stavo Chiaro, facendo un chiaro. esempio che non si fa, però. No, chiaro. Proseguo con la seconda domanda di Simone Corami, che è: come ripensare il modello dei magazine e dei settimanali? Meno generalisti? Web e carta insieme oppure soltanto web? Bah, diciamo che dipende sempre dai settimanali, dai magazine. Insomma, vediamo che negli Stati Uniti, io guardo sempre gli Stati Uniti perché non perché siano il mio modello culturale, anzi, però siamo dei colonist dell'America, per cui dobbiamo comunque adeguarci, nel senso che sarà così. Ecco, per esempio, lì le riviste letterarie, parlo del mio campo, tipo Granta o tipo McSweeney, lì sono molto considerate e sono di carta, cioè la versione cartacea è molto più. Diciamo molto più adorata, insomma, poi basta pensare al New York Times della domenica, dove ci sono pagine e pagine dedicate alla letteratura o a qualsiasi tipo di argomento. Ecco, diciamo che però c'è una differenza, cioè i nostri quotidiani cercano di rincorrere, per esempio, il New York Times, però nel New York Times magari ci sono 122 pagine alla domenica, le potete trovare anche nelle edicole italiane, la versione del New York Times della domenica. Ecco, negli Stati Uniti il New York Times magari ti racconta la storia della cassaforte, però lo fa attraverso uno scrittore o uno studioso che ha passato tutta la vita a studiare solo cassaforti. Mentre in Italia, se noi guardiamo i supplementi culturali della domenica, c'è lo scrittore che parla di gelati il giorno prima, che il giorno dopo parla di moda, che poi parla di cinema, che poi parla di libri, che poi parla di politica. Ecco, secondo me questa la tuttologia, secondo me, è destinata a far finire la carta stampata. Per cui ci sarà una sopravvivenza di chi si specializza in determinati campi, insomma, non si può sapere tutto di tutti, chiaramente, di tutto più che altro. Per Chiaro. cui credo che per adesso, soprattutto i settimanali, poi dei settimanali che ormai la maggior parte, quelli più venduti, senza affrontare quelli di gossip, per cui non ho niente da dire, ma però diciamo quelli generalisti. Credo che debbano smettere di essere generalisti. Cioè, se noi guardiamo un esempio, Vanity Fair, per fare un nome, fino a 2 anni fa faceva un determinato numero di copie, adesso ne fa molto meno. Ma perché? Perché comunque vogliono accontentare tutti e diventa tipo il buon pomeriggio con Barbara D'Urso. Chiaro. Abbiamo già la televisione, insomma, mi sembra che la carta stampata troppo spesso, compreso i quotidiani, rincorra la televisione, che è una sconfitta in partenza. Perché la televisione sarà sempre un passo più avanti rispetto alla carta stampata, cioè la carta stampata che dovrebbe dare un modello culturale a una nazione, non la televisione. Invece a tutti gli effetti oggi mangiamo come in televisione, viviamo come in televisione, pensiamo come in televisione, guardiamo come in televisione, facciamo tutto come in televisione. Anche perché se tu noti, quasi nessuno dice: ah, ho letto che Fassino si è dimesso, no, ho sentito che Fassino si è dimesso. Cioè lo stesso, ah, ma hai sentito che. Cioè, se uno dice, hai letto che, per lui è la televisione che detta comunque la realtà. Chiaro. Si dice spesso in Italia che gli italiani leggono pochissimo, no? Ma si tratta in realtà di una media, perché ci sono moltissimi lettori forti che leggono moltissimo, e poi c'è una grande moltitudine di persone che invece legge anche meno di due Un libro. libri all'anno, no? Sì. In quale modo secondo te si può procedere a diffondere di più, diciamo, no? La lettura come consuetudine, Ma no? il discorso è molto complesso in realtà, però parto subito da un dato di fatto, che non è vero, cioè nel senso che noi queste statistiche ci basiamo su che cosa? Sulla classifica di vendita. Ok, ma non esiste solo la vendita, ad esempio esistono anche le biblioteche che sono piene di gente che non è che va solo lì a bivaccare, finito il liceo, preparazione dell'università. Bisognerebbe sapere anche le statistiche di tantissima gente che prende libri in biblioteca.
non è proprio detto che ci siano solo i lettori che vanno a comprare, perché ci dettano sempre questa idea, però in base alle classifiche di vendita, cioè ormai è sempre tutto legato al commercio. Per quanto riguarda come incrementare la lettura, io penso innanzitutto con più onestà da parte della critica letteraria, che gli intellettuali secondo me hanno un peso molto importante comunque nella formazione di una nazione, di intellettuali in Italia attualmente non ne vedo. E poi anche gli editori, insomma, gli editori fanno l'errore di andare incontro a, diciamo, i lettori più deboli, per cui pensano che il lettore più debole, che legge un libro all'anno secondo loro, che compra un libro all'anno, bisogna fare la distinzione tra comprare e leggere, pensano che il lettore che compra un libro all'anno, se gli dai una puttanata in più, ne comprerà due. Invece non è vero, bisogna coltivare di più i lettori forti, perché i lettori forti che leggono 30 libri all'anno li puoi anche far leggere 60. Credo quindi che il mercato possa nascere dai lettori forti. Di conseguenza, se i lettori forti poi fanno diventare un romanzo di culto, di conseguenza arrivano anche i lettori cosiddetti deboli. C'è un po' che il cane che si morde la coda, ma la soluzione secondo me c'è, basta avere un po' di coraggio. Chiaro. Sì, che poi è il discorso, no, del best seller, che in realtà è di che non è di spessore, no? Che la roba che vende. Li chiamo i classici istantanei, cioè ci sono dei libri che anche la critica osanna, il capolavoro dell'anno, bla bla bla, dopo due mesi nessuno sa neanche chi sia. Cioè, per esempio, ci sono le fascette di Stephen King. Stephen King credo che sia lo scrittore al mondo che ha scritto questo, il capolavoro, avrà scritto 400 fascette sui libri, con scritto il capolavoro del secolo. Cioè, per cui ci saranno 400 capolavori del secolo. Quindi c'è sempre, come diceva Piero Chiaro negli anni 70, i critici letterari diventeranno dei pubblicitari. Questo secondo me il lettore lo sente. Cioè, perché i supplementi letterari dei giornali valgono sempre di meno, nessuno più li legge, si parla di tartufi, gelati, cani e gatti, perché comunque la critica letteraria non ha più alcun peso, cioè non vale più niente. E questa è veramente una disfatta, perché comunque manca il coraggio al mondo dell'editoria e della letteratura, che in realtà sarebbe il primo motore del mondo, perché se non ha coraggio uno scrittore o un intellettuale, chi è che dovrebbe avere un coraggio? Il commerciante, con tutto rispetto per il commerciante, credo di no. E penso anche che per affrontare la crisi economica bisogna partire ad affrontare quella culturale. Cioè, il Rinascimento è nato perché c'erano dei mecenati che mettevano a disposizione degli artisti dei capitali per fare dell'arte. Lo stesso penso adesso, e lì poi c'è stato il traino economico. Chiaro. Un altro aspetto di cui si parlava in questi giorni, non relativamente alla lettura o ai libri, ma piuttosto relativamente a un fatto politico, era uno studio dello scorso anno che evidenziava il fatto che il 70% degli italiani non capiscono neanche il senso di un testo di media difficoltà. Sì, 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 l'ho letto, penso che sia un sondaggio molto ottimista. Davvero? Sì, io credo di sì, ma nel senso che proprio io, per esempio, una cosa che mi piacerebbe fare da anni è un corso di italiano a dispense. Cioè, perché continuano a procipinarci il corso di tedesco a dispense, di inglese a dispense, di francese? Ma impariamo l'italiano. La gente non sa l'italiano, usa l'italiano a sproposito, cioè non solo non afferra il senso dei discorsi, ma anche gli stessi scrittori, gli stessi non sanno che lingua parlano. Cioè, io ti posso fare mille esempi di, non so, se, quando tu incontri una persona e dici "Ah, che bella persona", in realtà non gli fai un complimento, perché ad esempio persona viene da persona a persona, che significa maschera in latino, per cui dici "Ah, che bella maschera", capisci? Per cui non è un complimentone. Quando dici a una persona educata, non è vero, perché educata viene da ex duco, che vuol dire portare fuori, per cui in realtà se tu dici "Ah, sei uno stronzo", sei una persona educata, perché se in quel momento lo stai pensando, tu porti fuori quello che pensi. Ma come questo, per esempio, la parola studiare viene sempre dal latino, ha due accezioni. Studere, la prima accezione, significa interessarsi di, la seconda significa ingegnarsi di. Oggi credo che prevalga la seconda, cioè io studio, mi prendo la laurea per andare al lavoro, prendo la sta per, quindi, cioè, c'è molta confusione soprattutto proprio sulle parole, sull'uso delle parole. Cioè, abbiamo perso il senso delle parole, che è la lettura più affascinante che chiunque possa fare. Il dizionario insieme al catalogo dell'IKEA secondo me sono le letture più belle di ogni anno.
Questo discorso si ricollega ovviamente anche alla questione del livello dell'Italia nelle graduatorie per quanto riguarda la scuola, no? L'istruzione. Non credi che si debba cominciare da lì per portare avanti questo cambiamento? Ma guarda, io sono per la chiusura delle scuole, nel senso che sono con Giovanni Papini nel 1920 circa, aveva scritto un bellissimo pamphlet che si chiamava Chiudiamo le scuole, in cui scriveva che l'unico testo di sincerità all'interno delle scuole è scritto sulla parete dei cessi. Ed effettivamente è vero, perché tutti noi che siamo stati studenti, quando andavi al cesso dicevi: ah, la prof di italiano è, oppure il professore italiano è uno stronzo. Ecco, quello lì era l'unico testo di sincerità nelle scuole. Cioè, forse è mio un discorso utopico, ma non credo che le scuole servano per irreggimentare, per standardizzare un pensiero unico. Chi ha un pensiero unico continua a vivere eternamente giovane in un utero materno che è appunto l'unità di pensiero. Quindi secondo me bisognerebbe capovolgere il discorso, cioè la scuola non sempre coincide con quello che è la cultura, con quello che è la formazione. Anzi, io vedendo i risultati, guardandomi in giro, vedo fior di laureati, cioè certo, chiaramente se sei un ingegnere, cioè comunque a scuola devi andare, perché non è che ti inventi un ponte, o se sei un medico Certo. qualcosa devi studiare, insomma, però da come studiano oggi, io per i prossimi 20 anni un ponte non attraverserò più e spero di non dover capitare sotto le mani di un medico, insomma. Però ecco, sono abbastanza pessimista per quanto riguarda la scuola. Cioè, l'istituto della scuola andrebbe studiato veramente radicalmente, insomma, mi avvicinerei più, anche se utopistico dal punto di vista dei numeri, a quella che era l'accademia dell'antica Grecia, cioè comunque, ecco, però chiaramente è impossibile perché siamo ormai milioni di persone. È una domandona, insomma, è difficile rispondere, insomma. Certo fa più la televisione che la scuola, insomma, a livello di educazione, insomma. Per cui non lo so. Certo che comunque sia, adesso lontano dall'ironia sul 70%, che ripeto, per me è una percentuale ottimista. Comunque ci fa capire come funziona la cosa, ma infatti non a caso io farei una scheda elettorale, dato che ho visto i tempi, dove prima sotto ci metterei un test di cultura generale, cioè nel senso l'angolo ottuso che cos'è, con quattro caselle, so, il condizionale quanti tempi ha, quattro caselle di possibilità, così quattro prove. Dopodiché, se hai superato quelle quattro prove, il tuo voto sarà valido. Perché uno che non sa parlare, non sa capire, cosa vuoi che voti? Ecco, capisci il concetto? È il risultato di un popolo di ignoranti, è quello che vediamo adesso, cioè il non decisionismo. Chiarissimo, il discorso Vedo sulla... No, sciata però. sono affascinata più che altro, potrei stare qui ore, però cerco di racchiudere in poco tempo le ultime domande che ti volevo fare, ovvero il discorso sulla TV però ricalca un po' il discorso sul cane che si morde la coda che facevamo prima, no? Su offrire contenuti che possano essere consumati agevolmente, no? Ah, guarda, ti dirò, scusa se ti interrompo. Cioè, qualsiasi persona può fare un esperimento interessantissimo, che non costa niente, cioè si chiama televisione, ok? Per cui può fare una cosa, cioè o può togliere l'audio, cioè se tu togli l'audio dalla televisione ti rendi conto che è come la lavatrice, cioè non c'è nessuna differenza, cioè che è un mezzo che è assolutamente sopravvalutato. Secondo esperimento, tu puoi togliere invece il video ed ascoltare solo quello che dicono, lo puoi usare come radio. Ecco, se lo usi come radio, la televisione capisci che dicono solo una marea di cazzate, cioè è difficile trovare un discorso intelligente. Solo che l'interazione tra la televisione e tra la visione e l'ascolto che rende il mezzo diabolico, cioè diabolico perché comunque influisce sulle coscienze. Sai, per esempio, Jean Baudrillard, che è uno dei più grandi sociologi al mondo, diceva che stiamo combattendo una guerra invisibile, dove non si colonizzano più i territori, ma si colonizzano le coscienze. Cioè, gli Stati Uniti non invadono più la Germania, ma mettono sul mercato, che ne so, il nuovo canale della CNN che ti imposta, tipo i colossal americani della cinematografia, che stanno ammazzando l'arte del cinema, cioè con effetti speciali. Quella comunque è una guerra invisibile, come la chiama, guerra non ortodossa, cioè ti impongono dei modelli attraverso un mezzo a cui è difficilissimo dire di no, perché io, spenta la conversazione con te, vado a vedermi Barbara D'Urso, cioè capisci il concetto? Perché comunque attrae tutti, cioè comunque quell'intrattenimento attrae tutto. Il problema è che dopo Barbara D'Urso c'è il TG5. Il TG5 inizia con la guerra in Iraq, 50.000 morti, strage in Pakistan, 20.000,
assassinata la vicina di casa, trovata sgozzata con l'embrione del bambino in bocca, esce il nuovo film di Tom Cruise, arriva il Gabibbo, viva lo sport, la Juve ha vinto, mascalzoni, Maradona non paga. Buongiorno, buona serata e buona continuazione. Uno come minimo, con tutti i morti elencati, gli ammazzati, gli incidenti, i violentati, non dovrebbe dormire per 4 giorni. Invece non ce ne frega un cazzo, cambiamo, c'è la pubblicità, questa notizia, lei abbiamo concluso. Invece, cioè, è una sorta di ginnastica esistenziale. Cioè, noi continuiamo a essere invasi di informazioni, una che non c'entra un cazzo con l'altra. Se prendi per esempio Studio Aperto, è uno. Ma senza andare nel trash, ma qualsiasi telegiornale, già il fatto di essere telegiornale è un'idiozia. Cioè, perché non puoi raccogliere in mezz'ora 100 milioni di morti, il cane azzoppato dal padrone che però è andato con la pecora, Carmen Russo che partorisce in diretta, il feto trovato nel cassonetto, la puelca che si è tolto le mutande per strada, il politico che si è dimesso e Berlusconi che ha vinto. Perché metti tutto sullo stesso piano, capisci? Chiarissimo, Poi c'è chiarissimo. prodotto il finale, buonasera e buona continuazione. Cioè, sei un cretino, cioè, siamo cretini, noi te lo guardiamo. Buona continuazione, un cazzo. Cioè, dove... Insonne per 14 anni. Cioè. Prego, non so. Ho piacere farti ridere, però purtroppo è un dramma. Cioè. No, lo so, guarda, stai parlando con una persona che non guarda la TV, mai. Nel senso, non la possedevo neanche prima la TV, quindi Adesso vivevo è lei che molto. possiede te. No, per fortuna no, cioè, mi vanto di annoverarmi tra le persone che leggono, cioè passano più tempo a leggere che che a guardare la TV, quindi non No, io, cioè, so. dico, io leggo molto, però guardo anche molto a TV, cioè, nel senso, per l'amor del cielo, io la guardo, l'ascolto, la uso soprattutto per addormentarmi. Cioè, per esempio, io ho finito, non so, magari le 11 così, dico, bah, non so, mi metto su Bruno Vespa, sono lì a parlare, i politici, o anche le trasmissioni, io non seguo il calcio, non me ne frega niente. Però, per esempio, quando ci sono quelle trasmissioni, cioè, su quelle reti locali, dove magari gioca anche la nazionale, c'è cioè la nazionale che c'è sulla Rai. E poi ci sono le reti locali dove ci sono i commentatori di quelli che guardano la televisione, riguardano la partita, che è idiota, cioè, nel senso, perché cioè, chi è che li segue? Eppure, evidentemente, ci sono persone che li segue, anche perché cosa c'è di più passivo che vedere giocare? Niente. Certo. E invece loro l'hanno inventato perché più passivo di vedere giocare, cioè ascoltare chi vede uno che gioca. Capisci il concetto? Però ecco, io mi metto lì, per esempio, soprattutto in clima mondiale, europei, comunque cose del genere, ascolto quelli lì. E mi metto in pace con il mondo perché dico: vabbè, sostanzialmente, se questi qua si sono impegnati con queste cazzate, lì Ronaldo che ha tirato un palo, quell'altro lì, Mourinho, cioè dico: boh, sostanzialmente il mondo va avanti, insomma. O anche Bruno Vespa, il plastico, cioè così, penso cioè, mi fa addormentare, insomma. Per cui mi giro Chiaro. dall'altra parte e ascolto, insomma. Dico: vabbè, finché sono tutte queste cazzate, vabbè. Senti, ultima domanda, poi ti lascio andare. Sì, perché poi Quanti inizia senza studio aperto. tipi. Anche Ah, perché Dio. studio aperto, per esempio, ci sono degli studi. Adesso io sto mettendo da su, 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 però, per esempio, bisognerebbe studiare studio aperto. Perché studio aperto parte sempre con una tragediona. Magari può scoppiare anche la bomba atomica, però loro trovano lo zoppo cieco che è caduto dentro un tombino. Per cui aprono con quello. Se c'è una sgozzata o comunque una violentata, o stuprata, stupro di massa, per loro è il secondo. Il terzo c'è sempre il tempo. Che ci sia il sole, che ci sia la neve, non c'è più. Che bella giornata, no? Caldo porco oppure il freddo siberiano. Dopodiché attaccano con gli animali, il cagnolino abbandonato, quello azzoppato, il cane Rookie che il proprietario era morto 20 anni fa, va sempre in chiesa, poi tette e culi. Ecco, questo è, quindi otto, cioè, e lì si aprono, cioè, giustificano la loro esistenza. Cioè. Allora ti devo fare due domande per chiudere. La prima è, quanti libri leggi in un anno? Guarda, non ho la minima idea. Al secondo, no, non lo so, ne leggo tanti, però ne leggo tanti, insomma. Quelli che poi mi piacciono, diciamo che tra tutti io seguo quasi tutte le uscite delle case editrici, meno male il mio lavoro, che sono tantissime. Probabilmente che mi capitano sotto gli occhi 400 libri al mese,
Ne leggerò 30, di questi 30 me ne piacciono forse 4, ma so proprio se sono generoso, insomma, per cui 4 moltiplicato per 12 fa 64 libri all'anno che possono piacermi, ma sono già stato generoso. E c'è Certo. differenza comunque, c'è la libertà poi di leggere, certi libri li leggo dopo 5 pagine, beh, no, io li lascio lì, insomma, non so darti un numero. Ok, quindi non hai il discorso della sacralità del finire il libro prima No, ho la di dire sacralità com'è. di mantenere i libri che mi piacciono, non a caso sono circondato da esattamente, credo, 18.500 titoli a settembre, siamo in febbraio, non so, saranno 19.000. Chiaro. Ultima domanda, qual è la tua dieta mediatica? Qual Scusa? è la tua dieta mediatica? Insomma, dove ti informi? Ma mi informo innanzitutto sui giornali. Sul giornale al mattino, insomma. Poi vabbè, dieta mediatica, cioè ormai più che altro bisognerebbe dire dove non informarsi, perché ormai uno si informa ovunque. Come quando ti dicono, ah, il famoso quarto d'ora di celebrità. Secondo me il famoso quarto d'ora di celebrità sarà un quarto d'ora di anonimato, cioè quando nessuno saprà niente, allora avrà ottenuto lo scopo del successo. Comunque no, per venire al discorso mi informo, approfondisco sui quotidiani. Poi uso molto la rete, chiaramente. Twitter lo trovo un bel mezzo, soprattutto se segui i giornali, diciamo che anche perché si leggono le strafalcionate incredibili, insomma. Però per approfondire io mi informo ancora sui giornali, insomma. La televisione chiaramente è quella più immediata, insomma. Però di solito a me piace Criminal Minds, Fox Crime, cioè non è che segua molto, appunto i telegiornali sono una ginnastica esistenziale che lascio fare agli altri, non ho la sacralità del TG1 la domenica, proprio come mezzogiorno. Cioè. Chiarissimo. Gianpaolo, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e per la Grazie, disponibilità. ringrazio voi, figurati.